Eccoci qua. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro venerdì webinar alle 3:30, quasi tutti i venerdì, siamo qua. E oggi parliamo di report settimanali. Report settimanali, un progetto su cui stiamo lavorando da un po' di tempo e volevo un attimo introdurveli un po', soprattutto per chi li conosce un po' meno. Prima di tutto, che cosa sono, per chi sono questi report di cui andremo a parlare oggi? Non sono stati pensati per l'amministratore. Sono dei report che, per alcune cose che vi spiegherò, sono stati pensati in verità per il cliente finale. Quindi hanno come indirizzo, hanno come utente e utilizzatore appunto il cliente del sistema, che in questo caso può essere un NetService, può essere un NetVoice, può essere un NetSecurity. Perché non sono stati pensati per l'amministratore, ma per il cliente? Perché i report settimanali che conoscevate nelle vecchie versioni dei report e in quelle nuove sono adatte a persone non tecniche, quindi sono stati pensati appunto per le persone che non devono entrare nel dettaglio del sistema, ma gli bastano delle informazioni un pochino più ad alto livello. E in più contengono dei dati che sono aggregati, quindi dei dati grossi, contengono pochi dettagli e quindi hanno poche informazioni nei confronti per il troubleshooting o per andare a trovare determinati problemi. Quindi proprio per questo non sono utili, cioè sono utili per l'amministratore, ma fino a un certo punto, quindi sono più indirizzati al cliente finale. E in più, soprattutto nell'ultima versione, hanno questa gestione dei trend, per cui riescono a vedere, a capire i cambiamenti di alcuni dati rispetto alle settimane o ai mesi precedenti. In più contengono molti grafici e poche informazioni, quindi sono molto spinti sulla parte grafica, sono magari gradevoli all'occhio, eccetera. Anche perché se l'amministratore ha bisogno, ci sono presenti tanti altri grafici all'interno dell'interfaccia dei sistemi. Quindi questo, diciamo, è un più che è un plus che va appunto rivolto al cliente finale. Facciamo un pochino di ricapitolare che cosa servono i report settimanali, poi tra l'altro li vediamo anche nello specifico. Sono dal punto di vista commerciale un ottimo strumento di vendita, perché permettono di mostrare un pochino ai clienti che cosa fa il prodotto. Ad esempio, per quanto riguarda il security, fa vedere appunto lo stato del security, quello che ha fatto le settimane precedenti, nel status uguale, nel voice uguale. Quindi sono chiaramente molto appetibili, sono anche più facili da spiegare rispetto a delle interfacce un pochino più complesse e difficili da mostrare in alcune situazioni al cliente finale. In più hanno dei canoni, sono un ottimo strumento per poter chiedere anche dei canoni ricorrenti, perché mostrano che il sistema è sempre aggiornato, che il sistema sta facendo qualcosa. Perché qual è il problema sostanziale? Che soprattutto sistemi come il firewall, come NetSecurity, ma alcune volte anche NetVoice e anche NetService, fanno il loro sporco lavoro, ma il cliente ha poca cognizione di quello che fanno, soprattutto per quanto riguarda il firewall. Quindi mostrargli che cosa fa, magari anche a livello settimanale, a livello mensile, eccetera, gli permette poi anche di andare a richiedere un canone per poter di manutenzione o di assistenza. Mostrano che il sistema è sempre aggiornato, sicché che il sistema è sempre mantenuto, che riceve sempre le ultime versioni, che l'antivirus è sempre l'ultima versione, eccetera. Quindi dà un messaggio al cliente: attento, che io comunque ti tengo tutto all'ultima versione, quindi sei sempre supportato. E in più mostra appunto il sistema come stavo lavorando. Quindi se il cliente non ha cognizione, magari conosce soltanto, non so, l'interfaccia web o conosce soltanto la webmail, webtop, se io ti mando una mail che dice: ah, le caselle di posta di Tizio Gaio Sempronio contengono X mail, ti sei scambiato X mail nell'ultimo periodo, o viene utilizzato X% del tuo disco, chiaramente ti dà una dimostrazione che il sistema sta lavorando,
ti ha bloccato determinate intrusioni o cose di questo tipo. E quindi, anche se tu non te ne accorgi, perché non hai un'idea, c'è sotto, ti dà un'ottima resoconto. E in più magari possono scovare anche usi impropri di risorse, quote, se non uso del caselle mail, o eventualmente se ti mostro le 10 persone che hanno navigato di più durante la settimana, magari può essere per il cliente un indice di allarme di un certo tipo, e quindi magari posso in qualche maniera aggiungere qualche blocco per la navigazione o cose di questo tipo. Facciamo un po' di storia, perché i report settimanali in verità c'erano già nelle versioni precedenti, e quindi li avevamo già nei nostri sistemi, nelle vecchie versioni. Parlandone con i nostri partner, ci siamo resi conto che hanno avuto molto successo per i motivi che vi ho appena spiegato, anche soprattutto dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della percezione del cliente del prodotto. Chiaramente ci hanno detto: ok, hanno alcune pecche, miglioriamoli, soprattutto per quanto riguarda la bellezza del report, la fruibilità, eccetera. E quindi abbiamo deciso con i partner di spingerli a un livello superiore, sfruttando anche le nuove tecnologie che nel tempo abbiamo avuto la possibilità di utilizzare, come quella di Cockpit, e quindi di sfruttare quella tecnologia lì, quindi avere un'interfaccia migliore che ci permettesse di fare tante cose che prima non era possibile fare. L'altra cosa interessante era che abbiamo scoperto che questi tipi di report ci differenziano abbastanza anche da altre soluzioni di altri competitor. Quindi abbiamo detto: ok, cominciamo un po' a lavorarci e capire che cosa può servire. Tra l'altro, altra cosa abbastanza interessante è che li abbiamo costruiti insieme alla nostra community di partner, perché quando sono venute fuori queste discussioni sul cercare di migliorare questi report, abbiamo detto: ok, costruiamo insieme. Quindi abbiamo fatto un sondaggio in cui hanno partecipato parecchie persone, diciamo, chiedevamo che cosa migliorare, che cosa non serviva, che cosa invece serviva, commenti di vario genere, sicché effettivamente è stato un bel lavoro, diciamo, insieme ai nostri partner, che ci ha permesso di arrivare a un prodotto che in qualche maniera è andato incontro a diverse esigenze. Tra l'altro, poi, una volta che li abbiamo anche cominciati a utilizzare, sono stati nella fase di beta, li abbiamo fatti anche provare un po' direttamente i partner, quindi via via l'abbiamo costruito insieme. Quindi il report settimanale in cosa consiste? Consiste nel poter visualizzare questi tipi di report. Tra l'altro, report settimanale noi lo chiamiamo in questa maniera essenzialmente con coerenza con i vecchi report, perché attualmente il report è cambiato talmente tanto che infatti adesso credo si chiama proprio report, perché in verità non è più settimanale, ma c'è la possibilità di vedere anche i mesi, gli ultimi 6 mesi, eccetera, eccetera. Poi dopo gli amici qua entreranno più nello specifico. Però effettivamente non è più un report soltanto settimanale. Vi dà la possibilità di vedere tutta una serie di informazioni che magari prima non erano disponibili, come gli aggiornamenti, attacchi, eccetera. E non da ultimo, vi dà la possibilità di vedere, cioè, questo report non è soltanto visualizzabile sull'interfaccia web, ma viene mandato via mail a determinati indirizzi che potete andare a selezionare, che sono generalmente indirizzi di personale, come dicevo, non tecnico, il cliente, che ogni settimana generalmente permette di visualizzare appunto il report cliccando nella mail che viene ricevuta. Quindi il cliente, la persona, riceverà questa mail ogni tot tempo e potrà in qualche maniera vi verrà ricordato ogni tempo che appunto il sistema sta facendo una serie di operazioni, come si è comportato nell'ultimo periodo. Quindi questo, ok, quindi ci siamo arrivati alla fase, attimo soltanto,
Vivi, questa è la fase un pochino introduttiva. Se avete delle domande, vi chiedo di tenerle, eventualmente magari potete anche scriverle, però risponderemo io, Andrea Edoardo alla fine. E adesso facciamo vedere una demo del prodotto. Quindi esco dalla presentazione. Ecco, sei morta. Okay, dovreste sentirmi correttamente. Adesso passiamo al browser. Adesso dovreste vedere il mio schermo, quindi passo la parola direttamente. Ah, questo ce lo togliamo, ma ce lo alziamo, teniamo in basso. Ok, passo la parola direttamente a Edoardo. Allora. Quindi adesso vediamo un po' che cosa sono questi nuovi report settimanali e quali tipologie di widget ci sono, quali abbiamo aggiunto rispetto al passato e soprattutto facciamo un po' il focus sulla parte di personalizzazione che è probabilmente la cosa più interessante della nuova versione. Perché come ben ricordate, insomma, chi ha usato anche quelli precedenti era abbastanza statico tutto, insomma, arrivavano dei widget già preconfezionati, di grafica discutibilmente carina, e senza nessun tipo di possibilità, insomma, di personalizzazione né nei colori, né nelle forme, né soprattutto nei tipi di widget da vedere per determinati segmenti di cliente, ad esempio. Mentre il focus principale che abbiamo voluto dare a questa nuova versione è proprio questa, cioè completa personalizzazione da scritte, a colori, a forme, organizzazione della dashboard, eccetera. Allora, l'interfaccia, come ben vedete, è molto pulita e molto semplice. Abbiamo la parte in alto in cui ci sono dei bottoni che sono dei filtri di preselezione sull'intervallo di date per i report. Quindi sono sempre chiamati report settimanali, quindi la prima cosa che abbiamo messo è last week, cioè da oggi meno 7 giorni avete la settimana di reportistica. Poi abbiamo anche il last month, che quindi è l'ultimo mese, e poi se i dati sono disponibili nel server, quindi se oggi meno 6 mesi ho dei dati da far vedere, soprattutto per quanto riguarda il trend o le serie, il pulsante si accende e c'è la possibilità di vedere anche una reportistica più ad ampio spettro. Altrimenti un piccolo messaggio vi dice che i dati non sono disponibili in quel range. Quindi dovrete aspettare che il vostro server collezioni e mini dati nel corso del tempo per arrivare a coprire un range di data di 6 mesi. Okay? Quindi, diciamo, la prima volta che lo installate dovete aspettare almeno una settimana per vedere qualcosa, insomma, che abbia senso. Ci sta quando si chiamano report settimanali. Un'altra cosa interessante è il custom interval, cioè potete selezionare un intervallo di date che volete voi, che è customizzabile, che quindi esce fuori dallo schema della settimana, del mese o dei 6 mesi. Io voglio il report da adesso fino ai precedenti 14 giorni, 15 giorni, 30 giorni. Lo seleziono da qua con il menu a tendina, scelgo la data che mi interessa, tipo dal 1° settembre ad oggi, e automaticamente, come vedete sotto, il grafico si aggiorna, quindi è anche molto intuitivo, basta che fate un clic, insomma, il menu a tendina si apre, sulla selezione parte in automatico il filtro di data attivo. Poi avete la possibilità di ricercare il tipo di widget che vi interessa. Se la dashboard è particolarmente corposa e avete molte informazioni, e potete magari cercare e filtrare un determinato tipo di widget e come vedete si nascondono gli altri, o meglio, vengono leggermente oscurati e si evidenziano quelli che contengono l'occorrenza di quella parola, maiuscolo, minuscolo, spazio, potete usare qualsiasi tipo di testo vi interessa. Poi abbiamo
una doppia modalità di visualizzazione, quindi a tema chiaro, a tema scuro. Io personalmente preferisco quello scuro perché è una scelta personale, insomma, un gusto personale, ma se volete usare delle interfacce che siano più chiare, con delle scritte chiare a carattere più luminoso, potete semplicemente switchare con quel pulsante là, quindi passate dal tema dark al tema light. Un'altra cosa interessante sono i colori delle varie palette. Quindi i grafici cambiano in tempo reale a seconda di che tipo di colore scegliete. Anche qui diciamo che è semplicemente per abbellirli, non cambia chiaramente la funzionalità nell'avere il tema scuro, così che avere la palette di colori sul giallo o sul verde. È soltanto una questione estetica che magari può rendere più gradevole l'aspetto finale di report. Infatti una cosa carina che potete fare è magari personalizzare le diverse tipologie di colori e di temi a seconda delle preferenze del vostro cliente, ad esempio. Perché potete, ad esempio, come vedete qua sopra nell'URL, avete la possibilità di definire determinati parametri e determinate informazioni che poi quell'URL lì potete passare a chi vi interessa per potergli dare la configurazione perfetta. Nell'URL sono contenuti tutti i filtri applicati nella parte alta della pagina, quindi il filtro sulle date e il tema chiaro o scuro e i tipi di colori. Infatti, come vedete, sono tutti su. L'URL è pubblico, però come vedete c'è un hash che contiene, per questione di sicurezza, insomma, c'è un hash che viene autocalcolato ed è complicato da ricordarsi, proprio perché vi consente di avere una maggiore sicurezza sui dati che ottenete. Quindi una volta vista la parte alta della reportistica, che praticamente non andate a modificare l'aspetto della dashboard dal punto di vista dei widget che ci sono, ma soltanto sull'intervallo di dati e conti. Mentre passando nella parte centrale avete già preconfezionati dei widget, che sono quelli che noi abbiamo scelto di default all'installazione. E quindi sono ad esempio il tipo di sistema operativo, il nome della macchina, l'utilizzo di disco, eccetera. E abbiamo diverse tipologie di widget che adesso andiamo a analizzare con calma quando proviamo ad aggiungerli. La cosa interessante è che avete la possibilità di muoverli come volete. Quindi i tipi di widget sono principalmente questi qua, e sono 5, che sono i grafici, ad esempio il grafico a torta che avete visto sotto, poi il contatore, che è un tipo di percentuale che vi dice, ad esempio, sulla finestra temporale che avete scelto, se c'è un incremento o un decremento in termini percentuali di quel valore in termini numerici. Ad esempio, questa settimana ho mandato 10 mail, la settimana successiva ne ho mandati 15, qual è il trend? È il trend in crescita, in percentuale o in diminuzione? Quindi è una cosa molto interessante. E questo qui è l'oggetto di tipo counter. Chiaramente una volta che selezionate, poi potete scegliere quali tipi di widget abbinare a quel tipo di counter. Ce ne sono veramente un sacco, ne ho fatto moltissimi miner. Per ogni tipo di grafico ci sono una media di 4-5 miner ed alcuni ne hanno anche di più. Quindi se moltiplicate tutte le varie tipologie di widget con tutte le varie tipologie di miner che abbiamo fatto, potete comporre delle dashboard in maniera dinamica, ma buttandoci dentro una quantità di informazione mostruosa. E un altro è la tabella, una semplice tabella lineare con delle entry che tipicamente sono usate per fare delle statistiche su numeri, eccetera. E poi abbiamo il ranking, che è praticamente i top 5, i top 10 che hanno mandato più mail, che hanno fatto più traffico, un po' quello che c'era in quelli vecchi. E poi c'è un widget che di fatto è un widget molto semplice, perché è soltanto una label. Praticamente, come vedete ad esempio qua sotto, questo qui, Operating System, Net Server Risk, è un tipo label. Non ha nessuna informazione sulle date, non ha una suddivisione in percentuale, ma è semplicemente un'informazione a carattere testuale. Quindi nome del sistema operativo, oppure ultima volta che è stato fatto l'aggiornamento, nome della macchina, qualcosa di molto testuale, molto diretto, di facile impatto, insomma. E poi abbiamo un meta widget, chiamiamolo così, che serve semplicemente per ordinare la dashboard. Ad esempio, se io volessi suddividere per categorie determinati widget, che ne so, zona service o zona mail, ci metto i widget che riguardano l'invio delle mail, l'utilizzo della quota, chi ha inviato più mail o chi ne ha inviati di meno.
zona sicurezza, chi ha fatto più traffico, sicurezza barra firewall, insomma, chi ha fatto più traffico, chi ne ha fatto meno, quanto è la percentuale download, eccetera. Posso suddividere la dashboard usando il mio widget titolo. Quindi che cosa faccio? Lo seleziono, ci clicco due volte e lo chiamo ad esempio mail. Gli posso dare la possibilità di chiaramente ingrandirlo a piacimento, lo allargo così, e poi sotto la parte mail, una volta che ho finito di fare la mia modifica, salvo e quello rimane lì. Se ad esempio volessi modificare uno dei widget sottostanti mettendoci ad esempio nella parte di mail le cose relative alla mail, prendo questo che è Total Sent e lo metto qua e lo sposto, poi prendo Total Received e lo sposto, ok, e lo metto qua, poi dico vabbè, la parte di hardware, machine name e operating system sono quello che io considero general, ok, quindi aggiungo un titolo e lo chiamo ad esempio general. E sotto ci metto quindi operating system e riduco magari un po' la dimensione visto che è anche un po' troppo grosso, in modo tale da farsi listare ad esempio tutti su una linea sola. Ci metto il machine name, lo riduciamo ancora un po' così ci facciamo stare tutti, e ci mettiamo anche la parte dell'hardware che più o meno dovrebbe calzare su questa dimensione qua. Ok, quindi allunghiamo questo. Così facendo, ad esempio, c'è una dashboard che già inizia a essere un pochettino più pulita. Quindi ho general, la parte di operating system, machine name, hardware. Poi c'ho mail, tutta la parte relativa alle mail. Poi posso andare avanti qui a sbizzarrirmi all'infinito, a inquadrare nel modo migliore i widget, inquadrare nel modo migliore gli spazi. Chiaramente, se avete bisogno di spazio, che magari vi sembra che sia troppo attaccato, o allargate semplicemente il titolo, o potete fare una piccola furbata che semplicemente aggiungete un titolo vuoto, quindi non gli date nessun testo, magari che ne so, gli date uno spazio solo, ok, lo salvate, e questo lo potete piazzare dove vi pare, se volete dare un po' di marginalità, un po' di spazio, un po' di, insomma, dopo voi potete sbizzarrirvi a seconda dei gusti, di come vi piace di più. In modo tale che viene una dashboard abbastanza più larga, abbastanza più pulita. Quindi ad esempio, che ne so, lo mettiamo in questa posizione qua, abbiamo un leggero spazio tra la parte di genere e email. La cosa interessante è che questo layout che voi componete rimane fermo anche al refresh, anche alle varie impostazioni. Quindi potete comporre dinamicamente una dashboard a vostro piacimento e una volta che vi soddisfa e vi gradisce l'occhio, ma soprattutto è ricca di informazioni che magari possono fare comodo al cliente, passate semplicemente l'URL e fate in modo che poi questa dashboard qui sia raggiungibile. E come avete visto, questi due pulsanti, mentre stavo parlando, sono diventati automaticamente esplicativi, perché l'edit widget ci cliccate per modificare, quando avete fatto finite con l'edit done. Se invece vi siete resi conto che avete fatto un mezzo macello, non vi ricordate più come erano messi i widget all'inizio, fate il default layout, vi pulisce tutto e vi fa tornare la condizione iniziale, la parte dei widget, che è praticamente il default che abbiamo dato noi. Poi dopo, chiaramente, non, come vedete, non c'è una suddivisione semantica e logica per i tipi di widget. Sono buttati tutti lì e poi dopo sarà vostra cura prenderli e modificarli nel modo che vi piace di più. Cosa interessante è che, come vedete, questo URL qui contiene i filtri sulla data, l'inizio e di fine, la lingua, adesso in inglese, ma chiaramente c'è anche supporto all'italiano, e poi ci sono la palette di colori usata e il tema dark. Se voi questo lo copiate e lo incollate e gli modificate direttamente qua, ad esempio, anziché dark, ci mettete light, colpo d'occhio, avete l'URL che punta sulla stessa dashboard di prima, però con il tema chiaro. Questo è molto figo perché potete prenderlo, modificarlo, cambiare le palette e insomma avete un grado di personalizzazione molto molto elevato, che è interessante. Direi che dal punto di vista dell'utilizzo, per quanto riguarda la dashboard in sé, non credo di dover aggiungere altro, direi che più o meno è abbastanza anche autoesplicativo. Poi potete qua divertirvi nel modo che preferite a combinare colori e forme, testi, eccetera. I tipi di widget, ne abbiamo parlato, sono questi qua.
e come avete visto ogni volta che fate una modifica ricordatevi sempre di fare anche edit done, cioè praticamente passate da questa modalità che come vedete ha le X rosse in alto e i bordi sono frastagliati proprio perché siete in modalità editing, cliccate edit done perché altrimenti non avete le configurazioni salvate. Se per caso fate un refresh della pagina, si spegne il computer o qualsiasi altro problema, voi perdete tutta l'impostazione del layout che avevate fatto fino ad ora. Quindi è importante avere sempre questa visualizzazione che praticamente non vi permette di muovere il widget in nessun modo, ma soltanto di selezionare il testo come una pagina classica. Adesso vi passo la parola ad Andrea, che così vi spiega un po' sotto come funziona tecnicamente e vi fa vedere anche qual è la possibilità di configurazione all'interno del modulo Cockpit, quindi qua dentro, perché chiaramente il progetto è completamente open source ed è versatile, non nasce per essere solamente usato all'interno di NetServer, chiaramente l'ottica è quella, noi l'abbiamo sviluppato con quell'ottica lì, però se voi prendete questo progetto potete anche adattarlo a qualsiasi altra distribuzione, perché basta che riscriviate i vostri miner che vanno a leggere o manipolano i dati necessari all'interno di quella macchina lì e siete a posto. E noi ovviamente, come sempre, il nostro progetto open source, poi che è diciamo generico e funziona per diverse tipologie di piattaforme, ce lo integriamo all'interno del nostro sistema e quindi abbiamo creato un pacchetto che si chiama NetServer meno, in questo caso Dante, perché è un progetto open source, e in modo tale che la configurazione di Cockpit poi sia il più naturale possibile, con due o tre comandi che adesso Andrea vi spiegherà, avete la configurazione finale perfetta per i report. Quindi passo la parola ad Andrea, intanto grazie. Ciao a tutti, allora andiamo avanti con la pagina di configurazione di Cockpit, che come già saprete è la nuova interfaccia grafica del Server Manager che va a sostituire la NetGUI. Qua, installando, come diceva Edo, il pacchetto NetServer-Dante, ci viene installato il pacchetto open source di Dante che gestisce i report, con tutte le sue componenti di cui fra un attimo vi parlo, e il pacchetto di Cockpit, questo pacchetto di configurazione che appunto è un'interfaccia per gestire tutte le configurazioni di default e così via del report finale. Allora, vediamo che nella dashboard, qui siamo già dentro, vabbè, ve lo faccio vedere, ma sono sicuro che non serve, giusto per completezza. Il pacchetto lo vediamo qua nella lista delle applicazioni, si chiama Report. Accedendo alle impostazioni, vediamo nella dashboard, quindi qui siamo all'interno di Cockpit, vediamo una riproduzione esatta di quello che possiamo vedere, che poi quello che vedrà il cliente nell'URL finale pubblico che abbiamo visto prima. Quindi qua riusciamo a vedere subito a colpo d'occhio e possiamo anche interagire. E nella pagina settings finalmente abbiamo tutte le configurazioni del caso. E iniziamo vedendo subito un pulsante che nel caso di prima installazione non sono ancora stati generati i dati per produrre i report, perché si tratta di uno script schedulato che gira una volta ogni notte sostanzialmente. Quindi appena installato, se si vuole subito iniziare a vedere dei dati o comunque in qualunque momento della giornata si vuole vedere dei dati aggiornati, abbiamo un pulsante che ci permette di forzare l'esecuzione dello script che va a spazzolare tutti i nostri widget, a raccogliere i dati per i widget e quindi ci mostra, è in grado di produrci dati aggiornati per il nostro report. In seguito abbiamo sotto host configuration, possiamo, qui dobbiamo definire sostanzialmente un nome pubblico del nostro host. Questo è importante indicare un nome pubblico perché appunto l'URL finale che arriverà per email al cliente deve essere un URL raggiungibile da ovunque. Non possiamo sapere da dove, fisicamente, da quale rete il cliente finale andrà a aprire l'email con il report. Quindi deve essere un URL raggiungibile ovunque da internet. Quindi il nome che andiamo a indicare è il nostro nome pubblico del server.
final URL ci informa su quello che è l'indirizzo, l'URL finale contenente l'hash di cui vi ha già parlato Edoardo, che possiamo aprire comodamente la pagina che abbiamo già visto. Questa è quella che compare al cliente finale cliccando sul link dell'email. Tornando a noi, abbiamo varie impostazioni di default per il nostro report, quindi da qui possiamo decidere sostanzialmente da un pannello amministrativo come saranno tutti quegli aspetti che poi l'utente può decidere di personalizzare. Però a default noi possiamo stabilire il tema, se vogliamo mostrare quello chiaro, quello scuro, la palette dei colori. Sotto abbiamo degli esempi dei colori che verranno usati, vedete che cambiano. Interval indica il periodo di default, che normalmente è settimana, ma possiamo anche, abbiamo un cliente che vuole avere una visuale più di ampio spettro, allora preferisce la visuale del mese. Ok, allora noi come prima configurazione gli postiamo subito il mese o i 6 mesi. Come abbiamo visto, l'utente adesso dall'ultima release può anche scegliere un periodo custom, quindi ha ampia libertà in questo senso. La lingua del report, quindi la lingua con cui appariranno tutte queste informazioni, ad esempio sistema operativo, se state in lingua inglese compare operating system e così via. Anonymization è un'interessante funzionalità che ci permette di anonimizzare i dati raccolti da alcuni dei widget. Esempio, abbiamo un widget che ora qui non so se lo riusciamo a vedere al volo, oppure potrei anche parlare di questo, chi ha inviato email di grandi dimensioni. Magari se il cliente non vuole mostrare il nome per motivi di privacy o di quello che volete delle persone effettivamente, al posto di per esempio Giuseppe Trianti, in questa entry ci comprirebbe un codice hash che anonimizza il dato. E dopodiché max entries, praticamente specifica quanto è lunga la classifica nei widget di tipo ranking, quindi qui vediamo 5 voci in questo tipo di widget qui, questa sorta di classifica che ha inviato più email di dimensioni più grandi. Per esempio possiamo configurarlo, se preferiamo, a 10, e allora vedremo una classifica di 10 elementi. Per quanto riguarda le email, possiamo configurare quanti destinatari vogliamo e una cosa interessante è che possiamo anche specificare il momento in cui verrà recapitata l'email, quindi possiamo specificare l'ora e il giorno della settimana. E abbiamo un pannello per inviare un'email test che quindi simula la ricezione dell'email da parte del cliente finale per verificare che sia tutto ok, che sia impaginata correttamente, e con questa spunta possiamo decidere di inviarla oltre che all'indirizzo di test anche ai destinatari specificati nel pannello sopra. Quindi questi qui sopra abbiamo proprio i clienti finali a cui effettivamente riceveranno l'email settimanale. E qua possiamo specificare un indirizzo di test a cui mandarla istantaneamente come test. Come aveva già accennato Edoardo, il progetto è open, nel senso che noi abbiamo progettato e implementato tutti i widget che potete vedere sulle vostre dashboard che vedete disponibili in questa sezione, ma volendo potete anche pensare a dei widget, ulteriori widget per i vostri clienti. Quindi la procedura è documentata su GitHub, non è complicata. Possiamo consigliare prima di tutto di pensare a che cosa volete ottenere, a quali saranno le informazioni che vi farà vedere il widget e qual è il modo migliore per presentarle. Quindi se è meglio presentare in base a quello, al dato che decidete di mostrare, un grafico a torta, un contatore con un trend e così via. Dopodiché potete scegliere il linguaggio scripting che preferite, un Bash o un Python, quello che desiderate, che andrà sostanzialmente a estrarre il dato, che potrà essere, dipende dal caso specifico ovviamente, potrebbe essere banalmente un file di log
estrarre delle informazioni da un file e così via, e posizionare questo file nella cartella dei miners. Tutto questo è documentato su GitHub, riesci a passarglielo? Ok, adesso Edoardo vi fa vedere il link in chat dove trovate tutta la documentazione necessaria. E sostanzialmente quando ogni notte Ciacco, questo è il nome del componente che va a spazzolare i dati ogni notte per tutti i widget, troverà il vostro script personalizzato, andrà a estrarre anche quei dati e renderà disponibile nella dashboard. Quando andrete in aggiungi widget potete trovare sotto la categoria che avete scelto il vostro widget per presentare informazioni custom ai vostri clienti. E, direi che abbiamo detto più o meno tutto. Se ripasso la palla a Alessio. Ok, adesso siamo disponibili. Se avete domande, adesso apriamo un attimo parte qua sopra, apriamo la chat e vediamo se adesso poi diciamo, siamo aperti a domande di qualsiasi tipo di approfondimento. Ecco. Lasciamo un secondo. Ok, vediamo un secondo. Allora, fate un attimo di domande, intanto lascio 5 secondi in pausa e... Allora, Carlo ci scrive: statistiche su NetVoice. Allora, al momento le statistiche su NetVoice non sono previste. Ciao a tutti, sono Giacomo. Per scelta di design, perché NetVoice ha già tutta la sua parte di statistiche che comprende code e via dicendo. Non è escluso che in futuro verranno inserite, ma diciamo che nella prima release non ci sono. Se comunque volete vedere qualcosa di preciso su NetVoice, direi che potete chiederlo direttamente sulla community dei partner e vediamo di provare a farlo, oppure potete provare a farlo voi, visto che è un progetto open. Poi c'è modo di salvare un layout e poi importarlo su un'altra macchina o devo farlo manualmente per ogni server che ho in produzione? Allora, il supporto dall'interfaccia non c'è, però tecnicamente si può fare, nel senso che c'è un file che si chiama layout.json che è dentro la macchina, quindi eventualmente si potrebbe trovare un modo per adattare quel layout lì e replicarlo sulle stesse macchine. Ci si potrebbe guardare insieme, magari ne potremmo anche parlare su community eventualmente, trovare un filo che chiude un po' il giro, però tecnicamente si dovrebbe riuscire a fare, sì. Anche se non c'è supporto così immediato, ecco. Però sotto è un file di fatto di configurazione molto semplice. A me piace vedere nei service tutti così, chiaramente. Poi replichi, cioè lo fai magari su una come ti piace, poi fai un SCP di fatto. L'unica cosa è che se un miner, insomma un grafico non è presente, potrebbe rompersi il layout, quindi c'è quella cosa da valutare. Potreste vedere magari il widget vuoto perché su quella macchina lì non sono stati minati dei dati che invece in un'altra c'erano. Però probabilmente qualcosa si riesce a fare, magari parliamo insieme. È possibile rendere automatico l'invio ai referenti aziendali? C'è già. È già, cioè nel senso qua, quando tu vai e selezioni l'indirizzo, quello lì automaticamente ogni lunedì all'1 manda la mail, quindi di fatto l'invio è già automatico. Quindi puoi mandarlo al lunedì mattina ai referenti aziendali e alla domenica sera al tecnico. Esatto, ad esempio qui tecnici NetSysIT ci arrivano il lunedì all'1, ma invece magari amministrazione, loro preferiscono il venerdì pomeriggio alle 5 prima di andare a casa. Quindi lo mettiamo qua alle 5, di fatto è la stessa cosa. Quindi potete scegliere tranquillamente qui tutti gli indirizzi che volete, o sono gruppi email oppure sono destinatari.
Poi, non ho capito due cose che mi sono perso. Come funziona la creazione dell'URL pubblico e se è possibile inserire nel report anche il fail to ban? Allora, la creazione dell'URL pubblico funziona in maniera dinamica, nel senso che una volta che viene visitata questa pagina qua, ogni volta che fate delle modifiche, quindi applicate un filtro, mettete un periodo custom, cambiate il colore della palette o cambiate il tema, questa URL qui in cima, tutti i parametri sono modificati. Questa URL qui è l'URL che finisce dentro la mail. Così, quando voi la personalizzate da qua, nella mail siete sicuri che verrà aperto esattamente con il tema chiaroscuro, ad esempio, e con la palette numero 5, con un intervallo di tempo di un mese. Chiaramente quell'URL lì, essendo tutti i parametri visibili, possono essere modificati tranquillamente a mano e cambiati a seconda delle esigenze, perché quelli sono semplicemente dei parametri che vanno a modificare il comportamento della pagina, non la veridicità dei dati o la correttezza dei dati, perché quello viene fatto tutto lato server, quindi non è un problema di visualizzazione, ma potete modificare tranquillamente. Se si riferisce anche alla parte dell'hash, non lo so, forse magari... anche se quello è automatico. Ah, ok, no? Questa qua dici, questa parte qua su. Non lo so, potrebbe essere. Federico, intendi la parte dell'hash? Vabbè, comunque quella viene fuori automatico. La parte dell'hash è automatica, ah, non si può modificare. Esatto, non si può modificare. Per motivi di sicurezza, insomma. Esatto. È possibile inserire nel report anche il fail-to-ban? C'è già fail-to-ban. Quindi già si è installato, viene riportato. Andate qua, aggiungi widget, e non mi ricordo bene dov'è, ma lo troviamo. Dovrebbe essere sotto, non so se c'è, forse non è installato, ah, forse non è installato il fail-to-ban su questa macchina, giusto? Quindi questo è il nostro net service, quindi non si vede, però c'è il report, quindi puoi installarlo tranquillamente. Sarà implementato anche su Netbox e qualsiasi net server, quindi il Netbox di fatto è un net server, quindi l'avrete anche lì, insomma. Poi ok, forse un'implementazione di la mail è sempre stata, la mail automatica. Statistiche sui tempi di accesso e connessione, login, logout, OpenVPN e roadboard. Allora, qui abbiamo fatto... Aspetta, c'è la domanda, forse è un'implementazione che mi sono perso o è sempre stato? Sì. Come spiegavo all'inizio, il record settimanale c'è sempre stato nelle vecchie versioni e l'avevamo già precedentemente. Questo ovviamente, quello che vi stiamo presentando oggi, è la versione nuova che, come dicevo all'inizio, è stata... migliorata perché abbiamo il copy nuovo, quindi questo ci permette di fare tutte delle cose grafiche migliori rispetto al passato, e poi abbiamo migliorato tutta una serie di cose, l'usabilità, i grafici, eccetera, proprio con il lavoro di feedback che abbiamo ricevuto in passato. Quindi sì, c'è sempre stato, chiaramente questo mantiene determinati concetti e poi li espande rispetto a altri, infatti non è più quasi un report settimanale, è un report generico, perché dicevo, potete scegliere il periodo, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' per specificare meglio la risposta. Vai. Poi Andrea, sì. VPN, questa qua. Statistiche sui tempi di accesso e connessione, login, logout, OpenVPN su RoadWarrior. Allora, abbiamo fatto proprio qualche settimana fa, su proprio a questo proposito, abbiamo creato un widget, forse... due che riportano, se non ricordo male, la stessa informazione in due formati diversi, però abbiamo dei dati aggregati, quindi abbiamo previsto gli account VPN che generano più traffico, sommando download e upload, esatto. Quindi abbiamo un grafico a barre che mostra il download e l'upload, quindi un tipo ranking, i 5 account che generano più traffico, mi sembra. E per qua, quindi a livello di widget abbiamo questo, perché comunque è un'informazione aggregata, sarebbe forse complicato riuscire a mettere in un widget che comunque dà un'informazione sintetica tutti i tempi, le durate di varie connessioni. Questa informazione comunque l'abbiamo sempre qualche settimana fa, l'abbiamo integrata nel pannello di RoadWarrior della VPN sul nuovo server manager, certo. Posso inserire scritte loghi? Allora, scritte sì, come ti ho fatto vedere prima, Stefano, è questo widget qua, il titolo. Praticamente puoi inserire del testo libero, una scritta, un riassunto, una frase, dello spazio vuoto, anche mettendoci tutti gli spazi. Mentre loghi no.
Loghi no, perché le immagini al momento non sono supportate come, come upload, quindi, però no. È possibile inviare report diversi a destinatari diversi? Sì, l'abbiamo già fatto vedere. Ok? Sì, l'abbiamo già fatto vedere. No, report diversi a destinatari diversi. Sì. Allora, potete mandare da qua, no, perché questa, questa cosa qui configura soltanto un tipo di report con un determinato tipo di layout. Se volete fare questa cosa lo potete fare cambiando, come vi dicevo prima, qualche parametro soltanto dal punto di vista dei colori o dei temi, ma non della struttura, perché il layout è univoco per server, quindi non potete mandare layout diversi, ma soltanto forse attendere ci sarà la possibilità di associare, però al momento no. Secondo me Federico intendeva, ok, per esempio ora sulla mia macchina è un errore di settings in vari DNS. Questo è un errore di traduzione, non è un errore, è una, manca una label, sì. In caso di errore potete aprire un team. Esatto. Se le cose hanno informazioni disponibili lo potremmo chiamare non più report settimanale, ma management report. Anche qui potremmo fare un contest bellissimo sul community che è con il nome migliore. Noi abbiamo chiamato Dante dal punto di vista del progetto, come Dante Alighieri, con i vari componenti. Poi dopo il nome che volete dargli, penso che Alessio che sarà di grandissimo aiuto nel decidere. Il logo del partner è importante per il cliente. Possiamo aggiungere dove sì, potrebbe essere una buona idea, ma dove vi piacerebbe posizionarlo? Perché considerate che comunque un po' di spazio per la gestione della dashboard ci deve essere. Poi, non so, o lo possiamo mettere in alto, oppure... O anche come widget, come suggeriva prima Stefano, mi pare, sì. Fare un widget logo, a quel punto nell'immagine potete metterci qualsiasi cosa e perché no anche l'immagine del cliente. Va bene, ci può fare. Tra l'altro non dovremmo nemmeno modificare la parte di configurazione di qua, ma semplicemente aggiungere un nuovo widget, supporto alle immagini. In alto a sinistra, esatto, sì. Poi magari ognuno se lo vuole, se lo posiziona anche dove preferisce. Ovviamente qua al posto del... No? Attendiamo qualche altra domanda, se arriva nel frattempo. Non sono arrivato più nulla, altrimenti ripartiamo con la musica iniziale. Ok. 5, 4, 3. Diciamo che siamo stati abbastanza esplicativi a questo punto. Eccolo. Arriva un'altra. No. Sì. Possiamo vedere come arriva la mail? Ce l'hai? Ce l'avevi? Sì, sì, la faccio rivedere. C'era una slide, mi pare. Sì. L'ho chiusa. Ah, c'è una tecnica. No, ce l'ho qua. Ecco qua, l'avevo fatta vedere all'inizio, praticamente viene visualizzata. Viene visualizzata la mail settimanale, che diciamo riporta la settimana e la macchina di cui viene visitata. Cliccando qua si apre un pannello che è appunto il link pubblico e si visualizza la mail. Sì, infatti diceva... Ha scritto adesso Stefano, dicendo che... Ok, come diceva, spiegava prima Edoardo, qua nella parte di sistema potete andarvi a configurarvi un vostro indirizzo e poi ve la testate, ve la provate e vedete se arriva correttamente. Il cliente deve avere un DNS pubblico configurato, sì, diciamo che quello della RL deve essere. Considerate che qua dove c'è scritto net service net SSH potete mettere anche un IP pubblico, non c'è bisogno che abbia un DNS, però diciamo, considerate che la macchina di solito deve avere un nome buono che sia risolvibile, soprattutto il pubblico in questo caso, chiaramente. Quindi sì, diciamo che non è obbligatorio, ma è molto fortemente consigliato. Altre domande nel frattempo? Credo che nei primi test iniziali avevamo incluso anche nel report anche dei grafici che poi diciamo abbiamo sintetizzato una mail adesso, sì. E quindi adesso è molto più spostato tutto sul report. Per aggiungere qualche dato da NetVoice, più uno, ok, quindi un apprezzamento, perfetto. Infatti come va spiegato, una delle la particolarità maggiore di questo report è che è estremamente personalizzabile. Penso che le cose che avete visto di Edoardo e Andrea abbiano chiarificato un po' questa cosa. Veramente potete fare qualsiasi cosa, cioè dal punto di vista grafico che i dati che potete aggiungere. Qualche altro secondo?
Non arriva niente, quindi direi che siamo un pochino tutti soddisfatti. Grazie mille, grazie. Modificherei un pochino la parte grafica della mail. Magari se avete, se volete, cioè c'è una discussione nel nostro partner Netesis, quindi che tra l'altro si chiama Costruiamo in per settimana insieme, quindi se volete aggiungere o magari viene in mente qualcosa a chiusura di questa, di questo webinar, tranquillamente potete aggiungerci anche maggiori dettagli rispetto a quello che volete. Ufficialmente quando sarà rilasciato, in verità tra un mese e mezzo verrà rilasciato ufficialmente, però chiaramente ci sono tutte le istruzioni per poterlo già installare e tutto, quindi potete già tranquillamente utilizzarlo e installarlo e così. E quindi diciamo che può essere già utilizzato già da adesso, ma lo annunceremo tra un mese e mezzo. Adesso siamo bravi, probabilmente dopo, direttamente dopo il meeting. Ok, perfetto. Ciao a tutti. Ci vediamo al meeting. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.